abbiamo certamente queste giornate sono di commemorazione collettiva e sono per me comunque importanti per far riflettere le persone, ma per i familiari quotidianamente si sente la mancanza dei loro cari, il loro posto vuoto a tavola, quindi comprendo perché non vogliono partecipare alle cerimonie ufficiali, anche perché spesso c'è un'ipocrisia dietro di persone che magari hanno contrastato e che oggi invece sono qui a celebrare. Un'ultima cosa, il suo ricordo di 30 anni fa, 30 anni fa oggi. Ma io ricordo che Paolo Borsellino venne a trovarmi al Ministero della Giustizia, dove io ero stato chiamato da Giovanni Falcone dopo le stragi e una decina di giorni prima della strage di Via D'Amelio, e mi disse: sai Piero, ho saputo che è arrivato l'esplosivo anche per me. Ci sono amici che mi dicono di abbandonare tutto, di lasciare Palermo, ma come posso io abbandonare i cittadini che credono in me, che credono in noi? Io devo continuare. Ecco, questa mi ha dato sempre la consapevolezza, la coscienza con cui lui è andato in fronte, è andato incontro al suo destino. Grazie davvero. Grazie.